Ben ritrovati in primo piano la movida violenta. Ora Napoli certamente ha paura dopo l'ultimo raid che si è verificato sabato notte, quando si sono affrontati due gruppi criminali a colpi di pistola, un episodio che poteva avere sicuramente conseguenze più tragiche. Dunque non si tratta soltanto di violenza o di disturbo della quiete pubblica, la delinquenza e la movida cominciano chiaramente a far paura da questo punto di vista, soprattutto, come sapete, nella zona dei Baretti di Chiaia. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è sicuro però dal suo canto di aver dato una risposta significativa con la sua ordinanza. Chiede naturalmente più controlli alle forze dell'ordine, sollecita anche un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Su una cosa però il sindaco non ha dubbi: i fatti di sangue di sabato notte non hanno nulla a che vedere con la movida. Si tratta, dice De Magistris, di una azione criminale. Ma sentiamo proprio il primo cittadino di Napoli. Io domenica mattina ho sentito sia il prefetto che il questore, ci vediamo nelle prossime ore con un comitato, però voglio chiarire due aspetti. Quando si arriva a configurare una scena criminale come quella dell'altra volta, quello è un tema che attiene nel nostro paese esclusivamente all'attività di forze dell'ordine e magistratura, che hanno nella nostra Repubblica il compito di prevenire da una parte e di individuare e quindi reprimere azioni criminali. Quindi noi daremo tutto il sostegno, così come abbiamo noi il sostegno da parte loro, perché veramente a Napoli c'è un clima istituzionale davvero ottimo, quindi non esiste in alcun modo che si debba fare uno scaricabarile, non lo si fa, quindi ognuno si sta assumendo fino anche delle responsabilità certe volte eccessive. Però non pensiamo che nessuno pensi che quando si va a delinquere di quella portata, cioè ci sia un ruolo che possa avere, diciamo, altre amministrazioni che non siano quelle deputate all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione. Un altro tema che, siccome giustamente si è aperto un dibattito dopo l'ordinanza, chi critica qualcosa, chi dice ma perché questo luogo e non quell'altro, voglio dire un'altra cosa molto chiara: l'ordinanza ha una funzione sperimentale, cioè se l'ordinanza funziona noi non solo la confermeremo, faremo i regolamenti, ma addirittura nei prossimi giorni la potremmo estendere, quindi anche in altre aree. Ma se l'ordinanza non dovesse funzionare, l'ordinanza non verrà riproposta. Cioè l'ordinanza ha voluto mandare dei segnali a una collettività varia che deve avere la capacità di recepirla, dove ci sono delle regole, ci sono delle sanzioni, ci sono, come dire, anche degli indirizzi che in qualche modo vengono dati. Vediamo se funziona, perché quando invece c'è una scena come quella di quella notte, quella è una scena sinceramente che con la stragrande maggioranza dei fruitori della movida non ha niente a che vedere, come ne possiamo pensare di scaricarla sul commerciante. Quella è una scena del crimine, cioè sono due bande che si incontrano in un luogo e si sparano. Quello è un fatto criminale che è accaduto ai Baretti di Chiaia, poteva accadere in un altro quartiere della nostra città. Quindi evidentemente si pone un tema, cioè di maggiore, quello che ho detto sempre dall'inizio, controllo anche notturno da parte delle forze di polizia. E diciamolo con una certa nettezza: chi è che alza sempre una voce forte e chiara sul tema che in questo paese non si investe a sufficienza sulla sicurezza, compresa quella di questi temi, ed è il tema anche che parliamo delle norme che devono arrivare dal Parlamento? Perché se non arrivano le norme, per esempio, vi dico, da parte della Polizia Municipale noi facciamo una fatica enorme. Voi non so se avete notato, nell'ordinanza sindacale io ho dovuto mettere addirittura un punto che la Polizia Municipale, le forze dell'ordine garantiranno i servizi di mobilità, proprio perché loro, non avendo le risorse economiche per poterlo fare, io in qualche modo con l'ordinanza sindacale trovo il modo, diciamo, una specie di scamotage normativo per cercare di metterli in condizioni di garantire, tra mille difficoltà, anche con i piani di riequilibrio predissesti, la possibilità di stare la notte. Ma lo stesso tema, chi è in questo paese che più volte ha detto, in questa città, non cacciamo il paese, che anche ci vogliono più mezzi e risorse per le forze dell'ordine, perché ci sono poche autovetture di notte? E mi pare che una voce un po' isolata, quello non è compito mio, ma io lo so, perché so perfettamente che la polizia fa uno sforzo enorme, lo fa in condizioni difficili, fanno attività incredibili perché devono fare attività investigative, e poi sono le partite, e poi c'è l'ordine pubblico, e poi ci sono i cortei, e poi sono le notti. Quindi si deve investire, altrimenti noi quel controllo là,
quella cosa non accadono se comunque c'è un maggiore anche controllo del territorio, che significa prevenzione, significa vedere, significa osservare se ci sono delle attività criminose che si reiterano, significa individuare, significa arrestare, significa essere rapidi in queste attivazioni, no? Cioè, quindi teniamo un po' distinti gli ambiti. Il comune ha fatto la sua parte, la monitora, continuerà a farla, cercherà di impiegare al massimo la polizia municipale, se c'è da allargare le zone di intervento lo faremo, ma fin quando non cambiano le leggi della Repubblica Italiana, queste cose che sono accadute l'altra notte non sono altri che devono cercare di prevenirle e sono altri che devono cercare rapidamente, con tutto il nostro sostegno, di individuare i responsabili e, come dire, consegnarli alla giustizia. Io credo che se non ci sta un senso di responsabilità forte, un po' da parte di tutti, come ho detto sin dal primo momento, c'è il rischio, insomma, che non è quella la strada per portare a una soluzione di diverso tipo. Quindi vediamo un pochino che cosa succede, però un segnale importante c'è, perché là ci sono alcuni divieti, ci sono alcune regole, ci sono alcune sanzioni. Del resto anche oggi in Consiglio Comunale qualcuno dava atto che in alcune parti della città già le cose vanno un poco meglio, quindi evidentemente laddove si è coniugato ordinanza e controlli di polizia le cose migliorano. Io confido in questo: ordinanza, regole, senso di responsabilità e più controllo da parte delle forze di polizia. Se si mettono in campo queste cose, indipendentemente dalle aree, vedrete che le cose andranno sicuramente a migliorare. E poi c'è un tema complessivo che attiene Napoli e anche altre città. La base, questa a me preoccupa molto, indipendentemente dal ruolo di sindaco che ho, si sta abbassando molto la soglia di età di commissione di reati, cioè stiamo andando certe volte a reati commessi anche da infra 14 anni, cioè significa anche dei ragazzi non punibili, ragazzi armati a 12-13 anni, e questo non solo nei luoghi della movida, basta girare in alcune parti della città. Questo è un tema che deve riguardare veramente tutti, perché non è più un tema che fai l'ordinanza, qua è un tema che attiene la comunità, che attiene le scuole, le famiglie, le amministrazioni locali, le municipalità, le forze dell'ordine, la politica, la società. È un tema un po' più vasto su cui forse bisogna interrogarsi tutti quanti, perché li vediamo anche noi per strada. Bene, fin qui il sindaco di Napoli, De Magistris, che è pronto a rivedere la sua ordinanza se non dovesse funzionare, ma intanto c'è forte preoccupazione tra gli abitanti della zona centrale di Napoli per quello che sta accadendo. Collegata con noi c'è Caterina Rodinò, che è la presidente del comitato Chiaia Viva e Vivibile. Pronto, presidente? Pronto, ben ritrovato. Buongiorno. Grazie per la sua disponibilità intanto. Le volevo chiedere subito, rispetto a quello che è successo nell'ultimo weekend, secondo lei si tratta di un segnale che la delinquenza ha alzato il tiro nella movida napoletana? Insomma, c'è davvero da avere paura, secondo lei? Secondo me sì, anche perché purtroppo nelle nostre strade non è la prima volta che avviene un fatto di delinquenza, di accoltellamento, di sparatoria, anche perché purtroppo, come sempre, dove c'è molta gente per strada, si tira a tardi, è più facile per certe persone potersi mischiare alla folla e quindi trovare protezione in questa, cosa che è successa anche in questa occasione. In più la zona non è videosorvegliata e quindi questo dà un'ulteriore copertura a questi tipi di avvenimenti. Senta, ma perché l'ordinanza del sindaco sostanzialmente la giudicate insufficiente rispetto a quello che si sta registrando nella movida, soprattutto a Chiaia? Allora, Chiaia ha una problematica particolare perché ha una super concentrazione di locali, sono circa 50 in pochissime piccolissime stradine. Questo porta un'affluenza di persone infinita e anche una grande difficoltà di controlli. Ma la cosa principale per cui noi riteniamo valida l'ordinanza proposta dal sindaco è che gli orari di chiusura e tutte le altre regole da dover rispettare, che non sono altre poi che le leggi che già esistevano ben prima dell'ordinanza, presuppongono dei controlli e poi delle sanzioni. Lasciare i locali aperti fino alle 3 la notte significherebbe avere uomini a disposizione che possano fare questi controlli, cosa che purtroppo sappiamo che non c'è. Ecco, Presidente, quindi, che cosa significa, ci può spiegare, vivere oggi a Chiaia? Insomma, quali sono le difficoltà che incontra un residente, difficoltà che voi state, per la verità, denunciando da parecchio tempo? Già da molti anni. Purtroppo la movida
viene normalmente solamente collegata ai problemi della notte, quindi, e sono sicuramente i principali, l'impossibilità di poter dormire d'estate con le porte aperte, di poter parlare in casa senza sentire, voglio dire, i rumori dell'esterno, anche perché lei consideri che queste piccole stradine con palazzi antichi di tufo, noi ci troviamo ad avere delle casse armoniche che moltiplicano i rumori, e il maggior rumore delle nostre strade è il rumore antropico delle migliaia di avventori che stazionano sotto le nostre case. Questo porta l'impossibilità di arrivare alle nostre abitazioni con una macchina o con un taxi nelle ore della notte, ma la cosa più triste è che la Movida porta anche una desertificazione delle strade di giorno. Lei consideri che in via Bisignano, che è sempre stata una stradina con artigiani, antiquari, piccole boutique, ora c'è durante le ore di giorno quasi il deserto, 18 locali chiusi fino alle 5, alle 6 del pomeriggio e 3-4 sparuti attività commerciali diurne. In più abbiamo il problema dei bidoni della differenziata dei locali che restano fuori tutto il giorno sui marciapiedi, abbiamo il problema che quando finisce la movida verso le 6 la mattina avviene giustamente la raccolta del vetro, ma che riduce ancora di più l'orario del nostro riposo. La sicurezza dei nostri figli, dei ragazzi che devono rientrare a casa, perché la cosa che io vorrei evidenziare è che chi viene a divertirsi a Chiaia sceglie di venire a Chiaia. Noi a Chiaia ci viviamo e dobbiamo per forza tornare nelle nostre case con tutto quello che è stato detto fino ad oggi. Intanto, Presidente, che cosa si aspetta dalle istituzioni? Insomma, qual è il suo messaggio che intende lanciare al Sindaco De Magistris, ma anche al Prefetto e al Questore De Jesu? Che purtroppo è vero che quello che è avvenuto sabato è un fatto criminale, ma non è vero che non è collegato alla Movida. Non è strettamente collegata alla Movida, ma sicuramente in delle strade presidiate, videosorvegliate e vuote alle 3 di notte non sarebbe sicuramente avvenuto. Avrebbero trovato un altro spazio per i loro atti. Quindi io penso che debba essere presa coscienza dalle istituzioni tutte e dal sindaco ancora di più, che oggi parla di città, Napoli città come le grandi città europee. Mi permetto di controbattere perché il mio comitato fa parte non solo di un coordinamento nazionale ma anche di un coordinamento europeo e le posso garantire che nelle grandi città europee fare movida non vuol dire non rispettare le regole, non rispettare le leggi e fatti criminali. Per poter fare movida fino a quelle ore della notte c'è bisogno di un controllo generale e principalmente di un rispetto delle regole che va ben oltre quella dell'ordinanza del sindaco. Perfetto, grazie Presidente per questo intervento. Di niente, si figuri, grazie a voi. Staremo a vedere. Buongiorno. Naturalmente se cambieranno le cose. Abbiamo ascoltato la Presidente del Comitato Chiaia Viva e Vivibile, Caterina Rodinò. Staremo a vedere soprattutto se funzioneranno queste misure messe in campo dalle istituzioni, sia dal Sindaco che dal Questore di Napoli, De Jesu. Per oggi è tutto, grazie in regia ad Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci.